una certezza davvero in fatto di attacco per quello che riguarda Ćupković, mentre Petric serve su Zanuto, una palla che arriva proprio dalle parti di Ćupković ed è facilissimo questo colpo vincente che porta Perugia quota 24. Sì, grande battuta di Petric, la palla è tornata di qua. Ćupo ha una grande adrenalina addosso, anche in allenamento lo vediamo, quindi non vede l'ora di mettere a terra questo pallone. C'è riuscito al primo tentativo, adesso set ball Perugia 24-11, il largo vantaggio della Sir che ha nelle mani di Petric il primo set ball. Finisce out la battuta di Nemanja. Sì, ha rinforzato la battuta, è uscita di pochissimo, adesso c'è un cambio, entra Della Lunga per Petric. 24-12, cerca subito la ricezione perfetta Boban mandando dentro Dore Della Lunga. Seconda linea dunque con l'esperienza di Dore Della Lunga, l'ex cunese va a prendere posto nella linea di ricezione a 3 di Perugia, mentre al servizio c'è l'opposto di Molfetta, Giulio Sabbi, romano di Palestrina, va a cercare il colpo vincente e invece è l'ultimo punto del primo set, 25-12 il finale per la Sirsef di Perugia che si aggiudica il primo parziale gasatissimo da questo turno di battuta che cambia faccia alla partita. Ancora la battuta fortissima, un pallone che schizza via Saitta, prova con una soluzione che non c'è perché c'è il muro vincente di Perugia su Del Vecchio, scelta disperata di Saitta. Assolutamente sì, questa volta vanno provato a tenere questa bomba di Atanasievic, palla scontata al muro, impressionante, alto, aspettato e ha messo di là le mani. 24-19. Sir al servizio per chiudere il parziale 24-19 con Aleksandar Atanasievic. Ancora la botta dell'opposto di Perugia che va a ricevere questa standing ovation strameritata del Palo Evangelisti per un giocatore davvero pazzesco. Sì, è veramente impressionante, basta vedere il pubblico appena tocca palla Atanasievic come si infiamma. Una meraviglia davvero, forse uno dei giocatori più forti visti a Perugia in tutte le stagioni della pallavolo maschile di altissimo livello. Eccolo qua il colpo vincente di Aleksandar Atanasievic, 25-20. Perugia ha cambiato faccia al set col turno di battuta di Atanasievic e l'ha portato a casa. È davvero senza paura Aleksandar Atanasievic, la palla in campo Molfetta, Sabbi, il colpo lento di Sabbi, ottima scelta per lui. Sì, ha preso le mani di Ćupković, si è menzato andando, ricadendo una mura, ha provato a tirarla su. Veramente un set al cardiopalma questo. 30-29 set ball Molfetta. Miguel Angel Fornes, centrale spagnolo dell'Exprivia. La ricezione imprecisa di Perugia, Atanasievic deve risolvere tutto, la tiene Zanuto, poi il bagger di Casoli per Sabbi e questa è l'ultima palla del set. Incredibile al Palo Evangelisti, vince Molfetta 31-29, un set incredibile che Perugia aveva in mano e alla fine ha i vantaggi, la spunta Molfetta e si continua a giocare con il servizio di Fornes, la ricezione di Giovi, il pallone di Buti, era di Buti vicino alla ricezione ma soprattutto è stato di Buti il colpo vincente, 31-30. Sì, bravo Paolucci, Giovi si è esteso con tutto il corpo e le braccia per prendere questa palla corta, Paolucci ha alzato la palla davanti a sé in primo tempo e Buti contro Mazzone, uno contro uno, l'ha vinto Buti. Max Ball Perugia, Nemanja Petric, 31-30 il servizio del serbo. La ricezione di Casoli, la palla su Sabbi, il pallonetto, la rigiocata di Perugia con Paolucci, su Atanasievic! E finisce qui! E finalmente è finita! 32-30 per la Sir che vince 3-1, scavalca Trento che è stata battuta in casa alla Bonea 3-0 e con 33 punti è la terza della classe. Grande, grande Sir!